Cari quadisti, buongiorno. Domenica, team Honda Cozzi. Eccoci dopo la prima manche del mattino, numero 98, categoria QX5, 17 anni, 450, Honda Riccardo Varaldo. Prima manche, terza posizione, tutta la gara in seconda posizione, dopo neanche due ore di conoscenza del mezzo. Riccardo, com'è passare dalla QX3 alla QX5 e dominare un 450? Bello, sono tanti cavalli di differenza. La gara, raccontaci qualcosa. La partenza è andata bene, peccato che ho impennato, se no credo che potevo avere l'all shot. E poi ho tenuto testa al primo, fino poi i primi giri, poi mi ha staccato. E piano piano. E poi è arrivato quel fettentone del terzo che ti ha attaccato. Gli avevo dato un bel distacco. E poi infatti ho mollato le braccia gli ultimi due giri. E abbiamo visto che sulla moto sei ancora un attimino rigido per tutta la gara. E questo probabilmente ti ha portato ad avere un maggiore dispendio. Prima. Esatto. Per gara 2 ci riusciamo ad essere un attimino più fluidi. Cerchiamo di conquistare il secondo posto. E allora, perché diciamocelo, tra gara 1 e gara 2 vale di più gara 2. Quindi seconda posizione. Esatto. Secondo... seconda posizione in gara 2 vorrebbe dire la seconda posizione del podio, che comunque al momento sembrerebbe quasi assicurato visto il distacco sul quarto. Speriamo. Ecco il papino che dice calma calma, controllo per Diana, che qua le ups, i salti, un pericolo. Grande Riccardo, i nostri complimenti, in bocca al lupo e un saluto e un arrivederci alla prossima intervista dopo gara 2. Grazie Riccardo.